permesso. Buonasera. Ma chi è? Buonasera. Buonasera a tutti. Prego, a favorire. Prego. Faccia complimenti, buonasera. No, assolutamente. Chi succede? Buonasera, prego, a favorire. No, grazie. Tieni un attimo, tieni. Scusi. Buonasera, un saluto dal vostro Totò Cuffaro. L'onorevole Cuffaro, ex... Basta, sì, diciamo che dai. Buonasera a tutti quanti. Scusate, io intanto vi do a tutti quanti un caldo saluto da parte della tutta la Sicilia. E sì. Vorrei baciarvi tutti ad uno, ma sinceramente il tempo è tiranno e non ci riesco. Quindi scegliamo uno a caso, magari scelgo lei che mi sembra la più rappresentativa. Grazie. Del popolo siciliano. Saluta. Sì, vabbè, un salutino. Oh no, ma abbiamo capito, ha salutato. Basta, onorevole. Gallisce un cannolo, signora Nette. No, grazie, sono allergica alla ricotta. Ma che peccato, ecco, allergica, l'ha fatto veramente nazionale. Peccato. Buonasera, signor Sai. Siamo molto contenti e onorati di essere in questa splendida trasmissione. Ma infatti, per me è una sorpresa, questo è un fuori programma, nel senso che io so che lei ha rifiutato di andare da Santoro, ma è venuto qui da noi alla tintoria. Come mai questa scelta? Guarda, Santoro, sinceramente non so chi sia, non conosco nessun Santoro. A favorire, prego. Conosco dunque Santa Rosalia, Santa Loggero e Santa Lichere. Santa Lichere neanche un santo. Comunque, vedo molto ben disposto, molto siamo contento, venuti a festeggiare, grazie. Siamo venuti a festeggiare una cosa bellissima. Due giorni fa andavo di corsa, ecco, e praticamente sono passato col rosso. Ah. Allora mi aspettavo mi togliessero 10 punti dalla patente. Come dovrebbe essere. Oggi mi è arrivata la bella notizia che sono venute a cadere le accuse più infamanti e me ne hanno tolte solo 5. Quindi questo dimostra. Che vuol dire? Forza Totò! Questo dimostra quindi che io non sono assolutamente colluso coi semafori. Ma quindi no. è giusto ma dirlo. Non l'ha detto questo. È giusto dirlo perché dico va. Comunque, arriva Totò! Grazie a tutti. Onorevole Totò Cuffaro. Bene, e dopo questo fuori programma di Totò Cuffaro, se qualcuno